questa è una tradizione. That the Babalawal's wife gets talked to by a Dhu. It doesn't make any difference whether she wants to learn or not. Che le mogli degli Babalsha imparano. Imparano dagli Dhu che lei lo desideri o meno. Yeah, and then she got fascinated that whoever they were, would keep telling her Dhus and say what the situation was. I opened the book. Yes, see, your voice is correct again. E lei è sempre sorpresa di queste voci che le dicevano degli Dhus e di come fare. E lui prendeva un libro e diceva, vedi, le tue voci hanno ragione, ecco qui questa spiegazione. But being paradoxical people, I have two favorite ways of learning the Dhu. One is lots of stories over the years, and the other one is some very strange green drink. Per cui, ma come persone molto paradossali, loro hanno due modi di imparare sugli Dhu. Una è tramite queste storie molto lunghe e tante storie, altre invece è tramite questa bevanda verde che prendono. A drink to activate memory. Che è una bevanda che va a attivare la memoria. Questo non lo dico. Well, the world leader of IFA said he would teach me how to make it. Sì, il capo dell'IFA nel mondo mi ha detto che mi avrebbe insegnato a preparare questo. When they got to their third beer, I went home and I'll drop back next time. Ma appena sono arrivati alla loro terza birra, ho deciso di tornare a casa e di ripassarci poi un'altra volta. So, that could be interesting what people remember in Italy. Sì, potrebbe essere interessante conoscere queste memorie delle persone che abitano in Italia. Well, let's test. Facciamo un test. Very simple scientific test. Porta una bottiglietta. Sì. Now, I'm going to. Adesso, quello che farò. Imagine the green drink. Immagina la bevanda verde. Inside Ezio's mouth. Dentro la bocca di Ezio. As the adults are drawn about his head, they draw when you have the green drink. Mentre gli adults disegnano sopra la tua testa mentre tu hai questa bevanda. Cosa pure? È che tu sei stesso. E sabbiosa. Chi aiuta? No, sabbiosa. Now we hold the paper. Adesso tieni la carta. And close your eyes and read the paper. Chiudi gli occhi e leggi il foglio di carta. Cosa succede? Mi racconto delle storie. Well, he's had the drink, green drink in other lives, of course. Sì, ovviamente ha avuto questa bevanda in altre vite precedenti. Delle mie parti. Cicatrina. Yeah, so... I felt some electricity, especially in the right side of the body. So none of them could possibly imagine such applications of their information. Sì, nessuno di loro potrebbe immaginare come applicare questa informazione. È arrivata indirizzata alla guarigione. Come buttare le dita e risolvere delle cose. Sono arrivati dei flash precisi. Puntare le dita e curare delle cose, non ti so dire adesso. Ma a me adesso.
Vedrò. I will see. Well, as soon as you use your hand strength, there'll be an additional activation. Sì, dal momento che utilizzi le tue mani ci sarà un'attivazione ulteriore. Yeah, so the context or doctrine given about energy has nothing to do with the energy itself. Sì, per quel contesto della dottrina non ha niente proprio a che fare con l'energia in sé. Barbara, who was a lawyer in the United States, and in the Episcopalian Church, bless the wine in the name of Jesus, and people cry for joy. E Barbara, che è un avvocato, lei può nella chiesa, Church? Episcopalian, which is the American version of the Church of England. Episcopale, che è una versione americana della chiesa inglese. Lei può dare una benedizione. E le persone si mettono a piangere proprio dall'emozione e dalla gioia. Now I asked her, how do you do that? E le ho chiesto, ma come fai? She said, oh, I just said the blessing. No, dico soltanto la benedizione. Come on, what do you really do? E ho detto, no, dai, dimmi, cosa fai? Okay, I imagine myself with these huge breasts and huge pregnant hips. Io immagino me stessa con dei segni enormi e con le anche molto grosse come una donna incinta. Then I imagine I'm the size of Earth. Poi mi immagino grande come la terra. Then I offer the wine. Dopodiché offro il vino. If it's in the church, the words of Jesus. If it's the Native Americans, it's water. Poi se è se è una chiesa cattolica la le parole di Gesù, se invece sono dei nativi americani, è l'acqua. For her, that's honest. The energy is the energy, and whatever words they want uses politeness. E per me l'energia è l'energia, e qualsiasi parola venga utilizzata è soltanto per una questione proprio di educazione, di cortesia. Yeah, so, if where you go, the words that communicate to people are not Orisha names and not saints, no problem. Per cui, a seconda di dove vai, se in quel posto per comunicarsi non si utilizzano i nomi di Orisha o quello di delle divinità, dei santi, non c'è problema. You can be polite, and the client is a lama, well, use the word Buddha down there. Per cui, se vai e trovi un cliente che è buddista, puoi utilizzare che è un lama, puoi utilizzare la parola Buddha ogni tanto, proprio per una questione di cortesia. O l'energia vitale in questo caso, perché era femminile. O di femminile. Ah, or the vital energy in this case, if it's feminine energy. Wow, I am a great admirer of Queen Tara. Sì, sono un grande ammiratore di Queen Tara. Che cos'è? Well, you know, it's just one of my favorites, but. Sì, è uno dei miei preferiti, ma. But if she had to be called something else for somebody, it's okay too. Ma se un'altra persona le dà un altro nome, va bene così. I'll just show, bring green Tara for 10 seconds and then we can have the coffee. Adesso porterò green Tara per 10 secondi e dopodiché fermo. Supposed to be able to do that.